Il dopo Vajont, come credo tutte questo tipo di tragedie che possono abbattersi su un paese da un terremoto, un'alluvione, in cui oltretutto vi sia, questo è un caso particolare quello del Vajont, perché vi è la responsabilità diretta non solo dell'uomo ma anche dello Stato. C'è stato uno Stato che è stato condannato nelle tre gradi di giudizio per aver commesso un omicidio, una strage di Stato con l'aggravante della prevedibilità, per cui questo credo è una cosa veramente quasi unica nella storia d'Italia. Ecco, il Vajont ha rappresentato effettivamente un sistema congegnato molto bene, con il quale le vittime, superstiti, sopravvissuti, vengono espropriati dal loro dolore, espropriati dalla loro memoria in nome dello sviluppo, in nome della possibilità che da una tragedia si possa ritornare a fare business, che se vogliamo vedere il business è stato quello che ha ammazzato 1910 persone e che poi ha permesso che venissero tutte queste leggi, a permettere una pioggia di soldi sullo stesso settore imprenditoriale che aveva causato la tragedia.